Good morning, buon sabato. Buon sabato, cari. Ebbene, sì, al Museo del Tesoro di San Gennaro. Preghiamo per tutti voi. Sì, perché San Gennaro è già da mettere la mano. San Gennaro, forte e potente. Pria Dio, per tanta gente. Gente un po'... No, soprattutto per noi, amore. No, soprattutto per noi, però veramente, perché andremo a visitare il tesoro più prezioso al mondo. Non lo dico io, che potrei essere di parte. Napoli, ragazzi, con le mascherine, con le nostre precauzioni. Un giro a San Nicola a meno, nessuno ce la toglie, anche se non è ancora Natale. La magnifica collana di perle datata 1706, la quale viene rivestito l'imbusto di San Gennaro attualmente. Il celebre San Michele Arcangelo, qui ut Deus, vuol dire chi è come Dio, la lotta che il principe del bene, l'arcangelo Michele, contro il demonio che lo schiaccia. Abbiamo il busto di Sant'Emidio, invocato per i terremoti, con patrono di Napoli. Qui abbiamo un pezzo di alta oreficeria, abbiamo il reliquiario che poi poggiante la teca con le ampolle del sangue di San Gennaro che si svolge. Quindi qua dove viene esposto ogni volta, questo durante la celebrazione del sangue di San Gennaro. Celebrazioni durante l'anno. Questo è di argento dorato e viene portato in processione. Questo ostensorio che viene esposto durante l'inno Te Deum in cattedrale, dove al centro alberga il Santissimo Sacramento. Questo è tutto di argento massiccio e pietre preziose. Famosissima collana di San Gennaro, composta da diamanti, smeraldi, rubini. Prima del 1931 la si faceva indossare sull'imbusto di argento dorato del nostro patrono. Sta roba alle tue spalle, guarda. È una meraviglia. È assurdo. È composta da più gioielli di vari sovrani. Famosa mitra gemmata del Treia del 1716, un capolavoro unico al mondo. Sono 3691 pietre preziose, la base è di oro, il diamante è la gemma più preziosa e più dura al mondo, che è la purezza, lo smeraldo, speranza, verde, rosso, passione, è la carità, la carità. Quindi abbiamo le tre virtù teologali espresse. Possiamo notare benissimo questo rubino chiamato lama del Vesuvio. Allora, ed è questo qui. Mitra perché risale il culto al dio Sole, il dio Mitra, e di cui Napoli fu anche dominata dagli antichi egizi. Ci fu questa prima colonia egizia a Napoli. E queste sono le infule. Questa è la sagrestia. Sì, uno degli ambienti di cui abbiamo Maria Addolorata, la quale viene esposta per gentile concessione sull'altare maggiore il Venerdì Santo. Abbiamo questa meravigliosa opera di manifattura argentea del baldacchino dove si espone il Santissimo Sacramento durante le 41. Al centro viene intronizzato l'ostensorio, si accendono le candele e questa è una magnifica opera con questa corona che lo sovrasta. Meraviglioso busto che raffigura Lecce Homo. Che vuol dire Lecce Homo? Lecce Homo vuol dire ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. La famosa frase fu pronunciata dal governatore del Galilea, Caio Ponzio Pilato. Okay. Abbiamo Gesù flagellato con la canna. Cosa dovresti fare in casa? Tutto, perché tutto. Questi sono pezzi unici. Tutto, anche me dovresti. Forse sì. Amo. E c'è la colomba, la personificazione dello sposo, con il triangolo posto dietro la testa della colomba. Bellissimo questo.
Guardate bene. Che cos'è questo? Busto reliquiario raffigurante di San Giovanni Battista, che è uno dei reliquiario di Agnello. Perché dove ha messo la sua reliquia? Al centro. Oh, il cartiglio con l'asta crucigera. Cosa è scritto sul cartiglio? Non lo so, dimmi. Ecce Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio, vedi? Lui che indica, non sono io, è lui. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. La personificazione dell'agnello sta qui, è posta. Ma quando sei belle queste cose, là... Più dici queste cose e più mi innamoro di te, perché sei intelligente. Sei mi innamoro. Non fare queste cose qua. E lui è il San Gregorio Armeno. San Gregorio Armeno fu un santo eremita di cui a Napoli c'è stato sempre il culto, quando in pratica è stato importato dall'Armenia. Il convento dà il nome alla strada. Ma mo qual è la prossima tappa? La Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, all'interno della cattedrale. Sono le orecchie a tavolino. Che ridi. Allora, ci troviamo nella cappella del tesoro di San Gennaro, anzi Real Cappella. Tutti questi che vediamo sono i busti reliquiari d'argento dei nostri fai segni e sono 52 tutti di argento dorato. Questo meraviglioso dipinto che raffigura il paradiso, che è opera dell'Anfranco, che è una meraviglia, questo vortice di queste figure. I due meravigliosi candelabri, dono del comune di Napoli, di argento massiccio, sono chiamati gli splendori. Il pezzo meraviglioso, abbiamo questo imbusto di San Gennaro di argento dorato, che è datato 1305, commissionato da Carlo II d'Angiò a tre orafi della Provenza. Per la cranioteca noi intendiamo... Se si toglie la mitra, c'è uno sportellino, che c'è questo sacchettino di velluto dove ci sono le ossa del cranio del santo, okay? Mentre il sangue è presente nella cassaforte alle spalle dell'altare maggiore della Real Cappella del Tesoro. Il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l'anno. Il 19 settembre, data storica, che ricorda il martirio del 305 d.C., il sabato che precede la prima domenica di maggio, che ricorda la traslazione delle ossa dalla Solfatara alla catacomba di Capodimonte, che poi chiamata San Gennaro, e poi il 16 dicembre, che è la festività del patrocinio di San Gennaro su Napoli, perché San Gennaro non fu sempre patrono di Napoli, va bene? Quindi, che ricorda una eruzione storica del Vesuvio del 16 dicembre 1631. Siamo arrivati all'altare maggiore della chiesa cattedrale. Chiesa cattedrale che è intitolata all'Assunzione della Vergine. Nella cripta di San Gennaro, o anche chiamato sul corpo, ci troviamo proprio sotto all'altare maggiore che sta sopra. In pratica, questa contiene le ossa del corpo di San Gennaro, che vedremo all'altare. È il cardinale Oliviero Carafa, colui che riportò le reliquie delle ossa di San Gennaro da Montevergine, che ci fu un periodo che erano custodite lì a Napoli. Stiamo parlando del 14 gennaio 1497. Carino. Quella pizza, la sta gustando? Meravigliosa. Ma guarda dopo cosa ci mangiamo? Un pagliuttino. Dopo la pizza, mica uno si ferma qui. Si mangia pure questo, capito? Capiamo fame, perché Napoli mette fame. E poi con Napoli, con poco, mangi.